Diventare credenti significa camminare nel fuoco, non aver paura di camminare nel fuoco, di lasciarci plasmare da questo fuoco, di lasciarci forgiare da questo fuoco. Diventare credenti significa tuffarsi, ecco, e lasciarsi diventare malleabili, lasciarsi plasmare. Chiediamo davvero oggi di assumere dentro di noi la vita stessa di Cristo. Dobbiamo assolutamente evitare di considerare la missione dello Spirito Santo solo ed unicamente come guida. Lo Spirito Santo non ci può guidare così di verità in verità. La verità è intesa, diciamo, come una sorta di procedimento conoscitivo. Quello che facevano gli ateniesi, no? Che adoravano, si inventavano i loro dei. Però, ecco, c'era uno spiraglio, c'era una porta, c'era uno spazio di ignoto. E quel Dio ignoto non è come gli altri che rimane muto, silenzioso. Quel Dio ignoto vuole venire ad abitare dentro di noi. E Gesù lo dice ai discepoli: ebbene, è giunto il momento in cui io devo lasciare spazio all'azione dello Spirito, perché quello Spirito non può rimanere estraneo a voi, esterno a voi. Quella verità vuole e desidera di abitare dentro di voi per insegnarvi e forgiarvi e plasmarvi. Allora oggi più che mai dobbiamo chiedere al Signore di comprendere questa verità, che cosa significa essere credenti, e lasciarci davvero in questo cammino di fede, in questo cammino di essere credenti, lasciarci trasformare, forgiare da Lui, così come il fuoco fa con il ferro, trasformandolo e dandogli la forma di Cristo.